li vedi questi convocati qui? Bella, e ti piacerebbe convocarli anche tu. Nessun problema, perché per la prima volta su YouTube Italia ci sono io con la carriera allenatore Italia che ti permetto di votare i tuoi 23 convocati per la nazionale. Scrivili qui sotto in ogni episodio, naturalmente sceglierò in media le vostre votazioni la nazionale che preferite. Mi raccomando, commenti a bomba qui sotto con i vostri 23 convocati. Ma bentornati a tutti, grandissimi sollevatori di joystick. Sono qui con la seconda puntata dedicata alla carriera allenatore nazionale. Sono qui con l'Italia, la carriera allenatore Italia, per la precisione, perché quella nazionale era l'anno scorso. Allora, sono pronto per affrontare la Romania. Vi avviso subito in anticipo che le convocazioni saranno all'interno di questo episodio, non all'inizio. Non ho avuto modo di convocare quelli che mi avete scritto, ma tranquilli, tranquilli. Adesso faccio la rosa per affrontare la Romania con quei giusto 4-5 cambi rispetto agli episodi precedenti. E poi, ragazzi, tranquilli, vi faccio vedere le convocazioni con i vostri più votati. Allora, prima di tutto vado a modificare il modulo di gioco, vado a cambiare un po' la situation con Ace Ventura e direi a questo punto che potrei appunto testare questa situazione qua. Questa situazione qua con una difesa 4 e il 4-2-4 praticamente. E toglierei Zaza per mettere Gabbiadini, visto che si è comportato bene nelle altre partite. Marchisio titolarissimo. Metterei a questo punto Verratti, che andrebbe a destra. Anche se si può fare qualche cambiamento. Appunto De Rossi non si può vedere qui sulla sinistra per quanto riguarda i terzini sinistri. Abbiamo il nostro terzino sinistro e a questo punto facciamo due bei CDC, che poi in realtà vabbè sono tutti e due centrocampisti, sia De Rossi che Marchisio. Però comunque, ecco, difendono magari rispetto a un Verratti, che è un giocatore che avanza più facilmente. Allora, vediamo a questo punto, possiamo mettere qua, c'è anche Pirlo, ragazzi, lo togliamo, visto che non l'avete votato praticamente quasi nessuno. Lì Antonelli sulla sinistra va bene, Darmian sulla destra, come vi ho detto appunto, volevo fare giusto qualche cambiamento. Ma tranquilli, andiamo in campo. Qua stavo già pure sbagliando. Allora, andiamo in campo, affrontiamo la Romania. Poi c'è un'altra partita e si va con le convocazioni nuove di tutti voi. Sono pronto per gli inni, sono pronto per scendere in campo in questa partita delle qualificazioni a Russia 2018 per quanto riguarda i mondiali di Russia 2018. E la Romania è una squadra molto abbordabile per quanto riguarda il nostro girone, che del resto è un girone abbordabile di brutto, e quindi di conseguenza l'ideale sarebbe non fare figuracce. Eccolo qui, questo è il nostro muro azzurro, cioè il muro giallo del Borussia, e noi abbiamo il muro azzurro che segue l'Italia. Tutti con l'inno, eccolo qui, tutti con l'inno italiano per esultare gli azzurri. Eccolo qua, Manolo Gabbiadini insieme a Ciro Immobile, qui la bandiera italiana, mentre qua abbiamo l'inno della Romania con Kirkesh, difensore del Napoli, che attualmente, se non erro, dovrebbe anche essere infortunato. Allora ragazzi, come vi ho già detto, come ho detto all'inizio di questo episodio, fate la vostra formazione anche per il prossimo episodio. Mettete i vostri convocati, scrivete i vostri 23, continuerò a cambiarli naturalmente seguendo i vostri consigli, quindi mi raccomando, seguite l'intro che è preziosissima. Continuo con a questo punto il gioco e inizio con la cronaca con Antonelli, il passaggio centrale per De Rossi con Marchisio, cerco di portare avanti il pallone con Candreva che scavalca il difensore della Romania. Candreva pronto al cross, Candreva, e qua spazza via il difensore della Romania sul cross di Candreva. Calcio d'angolo, va a batterlo Candreva, cerco di avvicinarmi con Gabbiadini in rete. Manolo Gabbiadini, perfetto ragazzi, perfetto. Molti di voi non ci credono in lui, io ci credo davvero tanto per quanto riguarda l'attacco della nazionale. E Manolo non perdona, primo gol dell'Italia. De Rossi da centrocampo, il passaggio per Candreva sempre presente sulle fasce, soprattutto su quella di destra, la sua preferita,
Candreva a questo punto in mezzo per De Rossi. Il passaggio a Bonaventura, traversa di Jack Bonaventura. E allora a questo punto riparte qui la Romania. E il contropiede potrebbe nascere dalla difesa. Qui potrebbe nascere da Radu. Attenzione, Radu è stanco. E quello lì come cavolo si chiama? Big Falchi, come cavolo si chiama? Stojan, giocatore ex Bari. Attenzione, il passaggio per Manolo Gabbiadini. Focaccino. La rete di Ciro Immobile. Ancora lui a segno. Ma l'assist, ragazzi, l'assist è ancora suo. L'assist è di Manolo Gabbiadini. Magari. Ah, tra l'altro devo cambiare il numero di maglia ad Armian. Dovrei mettergli la 4, perché la 36 no. E ragazzi, a questo punto qua, chissà, magari vi ricrederete su il buon Manolo Gabbiadini. Chissà. Marchisio, il possesso palla è tutto azzurro. E qui c'è il passaggio di Ciro Immobile. Benissimo qua per Bonaventura. Bonaventura a questo punto cerco di andare in mezzo. Bonaventura, il passaggio per Ciro Immobile. Cade qui. Non è fallo, c'è Marchisio. Marchisio, mi avvicino alla porta, sono in area di rigore, è molto pericoloso il passaggio per Darmian. Attenzione, Candreva! La rete del 3-0, ancora segno, pure lui, ancora Candreva, come Ciro Immobile, continuano ad avanzare nella classifica dei marcatori di questo girone di nazionali. Ottimo il gol di Candreva, un no look che ci sta, 3-0. Ultimi minuti di gioco, mancano 3 minuti e vi voglio ricordare, ragazzi, a questo punto che mi potete seguire su tutti i social, sperando di segnare anche con Insigne. Io vi aspetto nella pagina Facebook P Quadro, vi aspetto su Instagram come bubu_dj e sbaglia qua Insigne. E ragazzi, vi aspetto anche nel gruppo Telegram. Tutti i link per quanto riguarda i social sono qui sotto nella descrizione del video. Seguitemi davvero, seguitemi, perché è importantissimo. Vinciamo 3-0 contro la Romania. Bellissima partita, mi è piaciuta un sacco questa squadra. E adesso, ragazzi, è arrivato il momento di affrontare la prossima partita. Dritti per dritti, Norvegia contro Italia. Ve l'avevo anticipato, andavo direttamente alla partita perché la carriera allenatore è con il Barça. Ma io, naturalmente, sto allenando l'Italia e tutte le partite saranno dedicate all'Italia, alla mia nazionale, alla nazionale di Ace Ventura. Ragazzi, io vi posso dire, ma questo qua chi è? È una donna? Hanno scambiato le nazionali femminili con le maschili? Boh, vabbè, comunque in ogni caso vi volevo dire semplicemente che le convocazioni saranno dopo questa partita, perché come ben saprete le partite vanno di coppia in coppia, quindi di due alla volta, e poi c'è un periodo che naturalmente dedico al Barça, e poi durante questo periodo ci sono le nuove convocazioni. Nelle nuove convocazioni naturalmente utilizzerò quelle che mi avete suggerito nel primo episodio. Suggeritemi le convocazioni per il prossimo episodio qui sotto. Molti di voi sono favorevoli al ritorno di Mario Balotelli, quindi scrivetemi Mario Balotelli sì, Mario Balotelli no, scrivetemelo qui sotto, mi raccomando, oltre agli altri 22-23 naturalmente, se volete Balotelli 22, se non volete Balotelli scrivetemene 23, mi raccomando. Intanto comunque ragazzi, non sono stato lì a farvi sentire, cioè a farvi sentire, a descrivere gli inni. Vi faccio vedere i tre nani della mia squadra: Giovinco, Insigne, Verratti. Manco fossimo con i sette nani, ragazzi. No, siamo con la nazionale italiana. E Buffon dice: vabbè, ho fatto il sistemone, c'ho i tre nani in campo, spacchiamo tutto. Va bene, allora parte subito la nazionale norvegese con il possesso palla. A questo punto c'è qui il giocatore della Norvegia che perde il pallone con Ciro Immobile, il numero 9 di questa nazionale. A questo punto cerco di avanzare numeri per lui e vediamo a questo punto chi si smarca. Nessuno sale con facilità e quindi retropassaggio con Danielino De Rossi, e qua perde il pallone Ciro Immobile. Riparte la Norvegia con il suo possesso palla, un po' di spalleggi in campo, e qua però il passaggio è veramente pessimo, sbagliatissimo. C'è Eriksen pericoloso in questa azione. Qua cerchiamo di spazzarla via di testa subito, però subito così, con un 1-2 Giovinco.
Giovinco, vi voglio dire che ovviamente non avete visto il modulo in campo. Gioco con una punta, con Giovinco, trequartista dietro la punta. E cerco di fare numeri con lui, però non mi escono, mannaggia. Allora, Daniele De Rossi, Ciro Immobile. A questo punto cambio il pallone, cambio la direzione. Cerco di far salire Berardi, che è entrato al posto di Candreva. Ho voluto scegliere lui al posto di Candreva proprio per valutarlo. Molti di voi lo amano, lo adorano, lo idolatrano. Ma non dico termini troppo specifici perché poi dopo non capite. Attenzione, De Rossi, De Rossi, De Rossi. Pericoloso in questa azione di gioco, però il tiro è troppo largo e non va vicino nemmeno alla porta. Vi faccio rivedere il replay, ma lontano dalla porta, Isventura. Zaza, Zaza, dai Zaza, il passaggio per Giovinco. No, dai, tiralo, 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 la parata. Non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. E qui Giovinco fa fallo. Non ci posso credere, Zaza un po' inconsistente. E Zaza, tra l'altro, non è tra i giocatori che avete scelto. Anzi, è stato uno dei primi che avete scartato per quanto riguarda le vostre convocazioni con la nazionale. Attenzione, la Norvegia. E non voglio terminare questa partita 0-0. Quindi cerco di... segnala almeno un gol. Zaza, il passaggio per Claudio Marchisio. Marchisio cerca di salire, il passaggio. No, il passaggio che non va a Zaza. Peccato, davvero peccato. E gli Onussi. E qui si rende pericoloso con questa azione qua della Norvegia. Il cross in mezzo, spaziamola subito. E così, sì, un cross per liberare. Molti di voi mi sottolineano il fatto che non crosso quando devo liberarsi, è vero, un difetto che ho sempre avuto. Faccio fatica a crossare, vado sempre sul rasoterra. E attenzione, qua è libero, attenzione, è libero qui, è libero la Norvegia. Il tiro e la parata di Gigi Buffon. Gigi c'è, Gigi c'è, ragazzi, qua ci ha salvato ed è come una rete, è come aver segnato. Gigi ha segnato per noi con questa parata. Non me l'aspettavo una Norvegia così, così compatta, ecco, me l'aspettavo molto più facile. No, 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 spazzala subito. Questi errori non si devono vedere, ragazzi, non si devono vedere. Finisce qua la partita 0-0, portiamo a casa un punticino. Meglio così, meglio un punticino che aver magari perso. Meno male che c'è stata la parata di Gigi. Ragazzi, ora adesso si va diretti, dritti per dritti, alle vostre convocazioni. Ed eccolo qua, Gigi Buffon convocato insieme agli altri due portieri. Nuovi numeri di maglia, sottolineo. Numero 1 per Gigi Buffon, numero 13 per Consigli, numero 12 per Donnarumma, il portiere che avete voluto tutti, insieme a Consigli al posto di Perin, nonostante sia un 85. Va bene. La coppia dei tre BBC, ovvero Bonucci, Barzagli, Chiellini, naturalmente sono presenti all'interno di questa nazionale, con il numero 5 Florenzi, il numero 4 che è naturalmente Darmian, poi il nuovo arrivato Romagnoli. Romagnoli l'avete voluto all'interno dei difensori centrali delle vostre convocazioni. Poi c'è Criscito sulla sinistra insieme a De Sciglio, che avete preferito rispetto ad Antonelli. Poi Marchisio, Verratti, naturalmente con la numero 10. Il numero 16, Daniele De Rossi, rimane in nazionale insieme a Bonaventura, che prende la numero 7. Giovinco l'avete ancora voluto e quindi l'ho tenuto, Giovinco. Con la 11, 22 per Insigne, la 17 per Berardi. Candreva rimane in nazionale e arriva El Shaarawy, arriva finalmente El Shaarawy, Ciro Immobile con la 9, insieme a un nuovo arrivato Nicola Sansone e il Gallo Belotti. Questi sono i miei convocati, ragazzi, ragazzi, sono i vostri convocati insieme ai miei convocati e naturalmente a vostra disposizione scrivete qui sotto i prossimi convocati per la nazionale del prossimo episodio. Italia contro Irlanda, l'ex squadra del Trap. Ragazzi, non è facile con l'Irlanda, secondo me ci sarà un po' da sudare, ma non importa. Speriamo non sia una partita come quella contro la Norvegia. Ci sono stati un po' di cambi, questi sono i giocatori che volevate voi e quindi di conseguenza gustateveli alla grande. Come al solito, questa è la curva per quanto riguarda l'Italia e vi sottolineo il continuo bug della carriera allenatore che giochi sempre di giorno. Mannaggia a FIFA.
Sicuramente hanno fatto un aggiornamento, purtroppo però io la carriera ormai l'ho iniziata e quindi ragazzi mi dispiace, vedrete sempre le partite di giorno, chi se ne frega, non importa. E quindi di conseguenza continuiamo così, continuiamo a giocare, godiamoci il gioco, giorno o notte che sia. La nazionale deve fare la differenza. In coppia d'attacco avete visto qui Ciro Immobile insieme al Gallo Belotti. Ci proviamo ragazzi. E si spera di vincere con questo modulo ancora diverso, adatto alle vostre convocazioni. Convocazioni ricche, anzi ricchissime, di giocatori che sono esterni comunque o attaccanti. Ho un botto di esterni e di attaccanti, forse un po' meno centrocampisti, però vabbè, ho seguito le vostre indicazioni, ho seguito le vostre convocazioni. Allora, Ciro Immobile, cerchiamo di fare il retropassaggio per Daniele De Rossi. Sì. Perde il pallone malamente Daniele e qui a questo punto riparte l'Irlanda. Anzi, più che riparte, parte in questo momento. E allora c'è Whelan qui a centrocampo che fa salire McCartney. E allora Bonucci salva tutto, ci mette una pezza. E allora ripartiamo subito, questa è un'azione importante perché c'è Ciro Immobile, facciamo salire Insigne, Lorenzo Insigne sale un sacco, Insigne, il cross in mezzo e non la prende qua il Gallo e viene spazzata via questa palla un po' importante, Berardi, cerco di spalleggiare De Rossi, il cross in mezzo non ce la fa e qua spazza ancora l'Irlanda, Long, sbaglia tutto, ma sbaglia anche Chiellini che non so cosa ci fa lì in avanti, però questa volta riesce a passare questo pallone al Gallo Belotti e qua perde ancora il pallone, un po' lento Belotti ragazzi, non so voi cosa ne pensate ma lo trovo un po' lento, forse è un pochino acerbo per questa nazionale, boh, non lo so. Vedremo poi, naturalmente vi faccio vedere questa volta anche le valutazioni, così in base alle valutazioni saprete chi scegliere, chi togliere, chi riconvocare con le vostre convocazioni qui sotto. Allora, continuiamo con la cronaca, qui c'è il possesso palla, piuttosto importante per quanto riguarda l'Irlanda con Ulan, Ward sulla sinistra e qua sbaglia tutto, Florenzi, il passaggio non ci arriva. Ciro Immobile, non ci arriva neanche De Rossi, neanche Marchisio, continua a salire in Irlanda e il tiro di Long, che vorrei fare la battuta, è andato Long ma non la faccio e quindi vi faccio rivedere il replay, riguardiamo qua il tiro Brady, il passaggio per Ireland e a questo punto c'è il passaggio qui vicino alla porta, Donnarumma, ragazzi si era tuffato bene. Si sta comportando davvero bene in porta Donnarumma, quindi benissimo la sua presenza qui come titolare contro questa Irlanda. Lo promuovo, sì, lo promuovo anch'io come voi per quanto riguarda le vostre votazioni. Allora ripartiamo qui con l'Irlanda, a questo punto c'è Ireland con McLean in mezzo, Gibson, il passaggio rasoterra con Long che la va a passare sulla sinistra, allarga il gioco e qua la prendiamo all'ultimo respiro con Chiellini, Candreva, Immobile, sì, tiene il pallone in gioco, Giovinco non ci arriva, ragazzi, sta per terminare questa partita, spero non finisca 0-0 come è finita quella con la Norvegia. E a questo punto c'è Verratti con De Sciglio sulla sinistra, ma lungo il pallone De Sciglio, il bellissimo passaggio per Verratti che perde questo pallone in area di rigore, peccato. E allora con Chiellini andiamo a recuperare questo pallone, ci sono 3 minuti di recupero, il passaggio dall'altra parte per Berardi che la passa in mezzo, qua c'è Giovinco in possesso palla, qua ancora Ciro Immobile ma c'è il fallo, no ragazzi non c'è il fallo, è finita prima, io convintissimo fosse un fallo, invece no, è finita praticamente in un attimo, 3 minuti sono volati. Ragazzi è finita 0-0 anche questa, non importa perché comunque siamo lì all'inizio diciamo di questo percorso per quanto riguarda le qualificazioni al mondiale e quindi è arrivato il momento di farvi vedere, aspettate un attimo, sto sbagliando, vado avanti, farvi vedere le valutazioni.
Eccole qua le valutazioni, con un Giovinco che ha preso appena un 6, con Immobile con 6,4, chissà, magari salta Giovinco, non lo so. C'è Candreva che questa volta ha preso un punteggio piuttosto basso, Berardi buono, Insigne si è comportato bene, ma i migliori sono stati De Rossi, Belotti, Marchisio e sottolineo la prestazione di Bonucci con un 7,6. Ragazzi, scegliete voi, scrivetemi qui sotto i vostri 23, io vi aspetto nel prossimo episodio della Carriera Allenatore Italia. Ciao!